Ciao a tutti e benvenuti o bentornati sul mio canale Kirio 1984. Oggi siamo di nuovo insieme per il quinto episodio di Una vita a fumetti, serie di video dedicata alla carriera del maestro Osamu Tezuka. Oggi vi parlerò, come sempre, di due opere molto diverse dell'universo tezukiano, ovvero Il mondo in una bottiglia e Dororo. Chikyu wo nomu, In Goya la terra, viene serializzato dal 29 febbraio 1968 al 25 luglio 1969 sulla rivista Big Comic di Shogakukan, che, come abbiamo visto nei precedenti episodi, aveva già ospitato altre opere del maestro, come Ayako o Kirito, oltre ad altri grandi capolavori del manga, per poi essere raccolto in due volumi. Viene proposto per la prima volta in Italia nel 2019, in un volume unico della Osamushi Collection di J-Pop Manga, con il titolo Il mondo in una bottiglia. Nello stesso periodo, il mangaka di Osaka stava serializzando Diletta, riuscendo comunque a mantenere le due opere ben differenti e caratterizzate da stili completamente diversi, tanto da sembrare quasi opera di due diversi autori. La storia di questo manga inizia quando sette sorelle fanno una solenne promessa davanti al feretro della madre. Le sette donne promettono che per sempre disprezzeranno e derideranno gli uomini, senza mai farsi coinvolgere da loro, né innamorarsi di nessuno. Dopo questo prologo, l'ambientazione si sposta nel 1942 sull'isola di Guadalcanal, Pacifico meridionale, nel pieno della Seconda Guerra Mondiale, dove troviamo due uomini letteralmente ossessionati da una donna, che hanno visto solamente in una foto lasciata da un soldato morente. In particolar modo uno di loro, il sottotenente Ippon Matsuseki, sembra davvero sul punto di impazzire dal desiderio che prova per lei e fa di tutto per rintracciarla. Grazie ai suoi sforzi e alle informazioni raccattate tra i soldati, viene a scoprire che il nome di questa donna dalla bellezza quasi sovraumana è Zephyrus. Ciò che arriva alle orecchie del sottotenente è un racconto a cui è difficile dar credito per quanto pazzesco. Alcuni militari alla deriva hanno scoperto per caso un'isola, sulla quale si erge uno stranissimo palazzo fatto di pietra, circondato da un alone quasi alieno. I soldati sono condotti dentro al palazzo e si ritrovano al cospetto di Zephyrus, che li soggioga uno dopo l'altro. La guerra dunque termina, ma così non può dirsi per l'ossessione nei confronti di Zephyrus del sottotenente Seki e del tenente Kitaro Adachigahara, che continuano entrambi a covare questo desiderio per ben 20 anni. Proprio 20 anni dopo, sembra che una donna di nome Zephyrus si trovi in Giappone e Adachigahara, nel frattempo diventato presidente di una grande ditta, corre subito da Seki per informarlo di ciò che ha appena scoperto. Questo riaccende nei due una fiamma mai spenta davvero e decidono quindi di mandare il figlio di Seki, che nel frattempo tornato in Giappone si era sposato, nell'albergo dove si pensa sia ospite la donna. Gommatsu, questo è il nome del ragazzo, sembra sia proprio la persona più adatta per indagare su questa magnifica creatura, dato che egli non nutre il minimo interesse né per le donne né per nient'altro che non sia bere alcolici. Il suo motto, infatti, è proprio bersi il mondo. Come sperato da Seki e Adachigahara, Gommatsu sembra essere il primo uomo del tutto indifferente alla seducente Zephyrus e dopo qualche difficoltà scopre il malefico piano ordito da lei e dalle sue sorelle. Le donne, grazie ad un astuto stratagemma, intendono sovvertire completamente la società e la morale di tutto il mondo, vendicandosi degli uomini secondo la volontà della defunta madre. Per fare ciò, organizzeranno qualcosa che dovrà annullare completamente il potere del denaro, spingendo il mondo verso una situazione di puro panico mai sperimentata prima. Ancora una volta, troviamo un mangaka in pieno fermento creativo, con una storia originale, intricata e multiforme. Degne di nota sono le tante nuove comparse nel set dei personaggi, oltre a vari membri dello Star System, il famoso cast tezukiano. In un Giappone in piena crescita, coronata nel 1964, 4 anni prima dell'inizio di questa pubblicazione, dalle Olimpiadi di Tokyo, l'autore punta il dito contro il capitalismo, sempre più dilagante nel suo paese, e lo fa attraverso il progetto di vendetta di Zephyrus.
Tezuka porta la vicenda ai limiti dell'esasperazione, con le Zephyrus che auspicano addirittura un ritorno ad un'umanità tribale, con il baratto come unica merce di scambio. Lo sviluppo economico non portava solo al capitalismo imperante, ma anche al susseguirsi di eventi particolarmente delicati e vicini all'animo nobile di Osamu Tezuka. Se da un lato una parte di popolazione, infatti, ne traeva benessere, dall'altro portava le lotte sociali, le disuguaglianze e l'aumento dell'inquinamento. Altri temi sociali molto importanti in quegli anni, che verranno riversati nella lotta delle protagoniste di quest'opera, sono il rapporto con gli americani, preziosi ma ingombranti alleati dopo la fine delle ostilità del secondo conflitto mondiale, e ancora il ruolo del filato che veniva riconosciuto alla donna nella vita sia economica che sociale. Anche lo stile di rappresentazione dei personaggi, che mescola tratti parodistici ad altri archetipici, è uno specchio di ciò che l'autore doveva aver visto nella realtà che lo circondava. Questo contrasto rappresentava infatti per Tezuka il peso che per alcuni può essere la rappresentazione della propria identità etnica, economica, sociale e personale. Essa, nella vita, può essere talvolta semplice ed armonica, talvolta conflittuale e problematica. L'opera, pur portando avanti una solida trama, viene suddivisa dall'autore in diverse sottosezioni, che comprendono ognuna da 1 a 3 capitoli. Tali sezioni, chiamate dall'autore motivo, svolgimento, allegro un poco sostenuto ed altri termini utilizzati nella musica classica, sono legate dalla stessa storia, ma diverse per atmosfere, ambientazioni, nel ritmo e in minima parte anche nei contenuti. Tezuka, che veniva da un enorme successo come autore per bambini, qui inserisce elementi che alimentano la fascinazione degli adulti, con toni più cupi, drammatici, assolutamente più indicati per i temi trattati in quest'opera, sicuramente non la più famosa tra quelle del maestro del Kansai, ma che porta ancora con sé un fascino del tutto particolare all'interno della sua sterminata produzione fumettistica. Iniziata l'anno prima, Dororo è la seconda serie di cui vi parlo oggi. Conosciuta in patria come Dororo Toyakkimaru, l'opera inizia la sua serializzazione nel 1967 sulla rivista Weekly Shonen Sunday della Shogakukan, dove rimane fino all'anno successivo, per poi passare sulla rivista The Adventure King di Akita Shoten, dove si concluderà nell'ottobre del 1969, per poi essere raccolta in 4 volumi. In Italia viene pubblicato per la prima volta nel 2001 da Kabuki Publishing, una sfortunata casa editrice che durò appena il tempo di pubblicare i primi 2 volumi dell'opera prima di fallire. La serie viene fortunatamente poi pubblicata nella sua interezza nel 2013 da Goen, divisione manga di RV Lion, che proporrà l'opera anche in un volume unico con l'edizione Omnibus del 2019. Questa sarà una delle opere più cross-mediali dell'intera produzione tezukiana. Da essa, infatti, verranno tratte 2 serie animate, una del 1969 ed una del 2019, un romanzo del 1969 ed uno del 2006, un film live action del 2007, un videogioco del 1989 ed uno del 2004 con il design del mangaka Hiroaki Samura, oltre a vari remake a fumetti, come quello creato nel 2018 da Satoshi Shiki, o Search and Destroy di Atsushi Kaneko, non un remake, ma un'opera originale ispirata proprio da Dororo, sempre nel 2018. Questa serie non ebbe un inizio facile, infatti il pubblico di Weekly Shonen Sunday non ne accolse benissimo il contenuto cupo e oscuro, fatto che fece stranire Tezuka stesso. Proprio per questo concluse la prima parte per poi riprenderla sulla rivista Adventure King. Nonostante il manga fosse stato annunciato come un dramma storico, il pubblico dell'epoca era abituato ad opere dai toni più positivi e, come ho detto, non gradirono particolarmente le atmosfere del manga, che comunque si creò una fanbase ben specifica molto affezionata, come si può capire anche dai vari prodotti adesso ispirati usciti negli anni a venire, fino ai giorni nostri. La storia ha inizio nel periodo Muromachi, quando il samurai Daigo Kagemitsu stringe un terribile patto con il male. Egli, che aspetta a breve la nascita di suo figlio, promette infatti a 48 demoni che donerà ad ognuno di loro una parte del proprio bambino, se essi lo aiuteranno a diventare il signore assoluto del paese.
Una volta che il neonato è venuto al mondo, scopriamo che la terribile promessa è stata davvero suggellata e infatti il piccolo ha delle sembianze mostruose, essendo senza arti e senza occhi. Nonostante questo, sua madre vorrebbe tenerlo con sé, ma nulla può contro la decisione del marito, che ordina ai suoi sottoposti di abbandonare il piccolo al suo destino, lasciandolo in balia della corrente del fiume. Il bimbo viene però salvato da un medico chiamato Jukai, che decide di allevarlo nonostante il suo aspetto e il fatto che il bambino mostri segni di poteri soprannaturali. Jukai costruisce per lui delle protesi e lo cresce nel migliore dei modi, come un bambino normale, donandogli tutto l'amore che gli era stato negato. Gli dà anche un nome, Yakimaru, che significa bambino dei 100 demoni. Questo perché il piccolo ha spesso alle calcagna demoni e yokai, i mostri della mitologia giapponese, attirati dai suoi poteri soprannaturali. Dopo aver ricevuto una base di istruzione da Jukai, il ragazzino decide di partire alla ricerca di se stesso. Sulla sua strada troverà Dororo, un piccolo ladruncolo che deciderà di seguirlo nel suo viaggio. Dororo non è l'unico accompagnamento di Yakimaru, però, dato che il ragazzo continua a sentire da sempre una sorta di voce dentro di sé. Sarà questa stessa voce a dirgli che sconfiggendo 48 demoni, egli potrà riacquisire tutte le funzionalità umane che gli sono state negate alla nascita, come i suoi arti ed i suoi sensi. L'avventura dei due, già ostica di per sé essendo sempre alle prese con demoni vari, non sarà per niente facile, dato che quasi nessuno sarà disposto ad aiutarli né a dar loro alloggio, trattandosi di un ragazzo dalle fattezze mostruose e di un bambino con il vizio di rubare, di fare dispetti e di non abbassare mai la testa di fronte a niente e nessuno. Nonostante i temi oscuri trattati nel manga, qui Tezuka utilizza per i suoi personaggi uno stile molto morbido, quasi come contrapposizione alle caratteristiche dei mostri contro cui si batteranno. Proprio i demoni sono uno dei punti focali dell'opera e, nonostante molti di loro ricordino nelle sembianze alcuni degli yokai tipici della tradizione giapponese, furono tutti creazioni originali del maestro Tezuka. E anche per questo video è tutto, ringrazio ancora una volta Rory per il prezioso e fondamentale aiuto nella revisione del copione. Se il video vi è piaciuto potete lasciare un like e condividerlo sui vostri social, iscrivervi al canale attivando l'icona delle notifiche per non perdervi i prossimi video e aprire il box informazioni pieno di info utili su come seguirmi e sostenermi. Noi ci vediamo alla prossima e ciao!